Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam. Accesi. Allora, oggi, siccome avevo bisogno di un po' di cose, sono andato all'IKEA. Al solito monto in macchina, faccio andare Spotify con delle playlist che mi sono preparato. Oggi avevo scelto una con i Bon Jovi Dannata, che sono perfetti da cantare, sono perfetti per il viaggio, da cantare con il mio finto inglese. Che consiste nel dire la 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 la, e quando arrivano parole tipo forever, together, cose del genere, mollare gli acuti. Uno spettacolo da sentire e da vedere. Comunque, quando ascolto musica, solitamente vado anche un po' sovrappensiero, ok? Chiaramente sto attento alla strada, a tutto, però diciamo che non penso all'insieme delle cose, mettiamola così. Perché dico questo? Perché no, quando sono arrivato all'IKEA, entro all'IKEA di Padova, entro, c'era, vedevo un po' di gente, però ripeto, stavo cantando Bad Medicine, quindi. E a un certo punto mi rendo conto che certi accessi, certe entrate erano chiuse. In quel preciso momento, avete presente quando in un secondo arriva la verità, in un secondo capite quello che sta succedendo? Benissimo, quando ho visto le entrate, certe entrate chiuse e quindi ti direzionavano, ho pensato, sta piovendo, cazzo. Dopo ho pensato, sono tutti in ferie, cazzo. Ergo, per cui IKEA era strapiena di gente, ok? Mai vista una cosa del genere. Quando ho capito il pericolo, volevo tornare indietro, scappa scappa, mi sono detto, ma ormai ero dentro il sistema della coda, uscirne, ci avrei messo più a uscirne che a trovare parcheggio. Ok, quindi vabbè, entriamo. Comunque diciamo che sta cosa mi ha permesso che culo, di sperimentare due cose che mi danno notevolmente fastidio delle persone. O meglio, sono tantissime cose che mi danno fastidio delle persone, però oggi ne ho sperimentate due. La prima è questa. Allora, parcheggio che manco sapevo esistessero, al secondo piano, pieno di gente. Chiaramente poi la cosa bella è che tutti suonano sto clacson del cazzo, una roba incredibile. Ma vedi che c'è coda. Cosa pensi? Che se suoni il clacson vanno tutti più veloci? No! Anzi, mandi in paranoia la prima della fila, che magari è anche una persona che è un po' indecisa. C'è una roba incredibile, comunque quel clacson, lasciamo stare, bisognerebbe fare un esame prima di poter usare il clacson. Comunque, alla fine come funziona? Si gira, si trova un parcheggio, magari vedi gente che sta arrivando, oppure che sta mettendo via la roba, quindi ti metti di lato. E qua inizia la prima cosa che mi dà fastidio. Allora, vedi, stai entrando e hai messo via la roba, vedi comunque che c'è gente che aspetta, che ha messo le doppie frecce, perché deve entrare nel tuo posto, vedi che magari blocchi la fila perché aspetti che questa persona esca. E allora, cosa stai a fare in macchina? Le parole crociate. Alza il culo e vai via subito, cazzo. E invece niente. Stanno in macchina a far cosa non lo so. E adesso mi direte, cosa ne sai tu? Cosa ne so? So che puoi tranquillamente fare quello che dovevi fare da un'altra parte. Vai, liberi il posto e te ne vai. E invece no, perlomeno quello che faccio io di solito, accelero se vedo che c'è uno che aspetta il mio parcheggio. E invece no, c'è gente che aspetta, al grido di oh, possono anche aspettare, me ne frega mica niente. Proprio il menefreghismo verso le altre persone. Questa è una piaga mondiale, penso. Comunque alla fine questi non volevano uscire, butto l'occhio, vedo altri che fortunatamente invece entrano in macchina ed escono subito. Parcheggio là e mi dirigo, potrei scendere con le scale? Potrei, ma potrei farne tante di cose. Ho detto no, prendo l'ascensore. Ci sono due ascensori, belli grandi, vado davanti, clicco il pulsantino, si illumina il pulsantino. Quindi l'ascensore è stato chiamato. Ok? Arrivano delle persone, mi guardano e cliccano il pulsantino. Allora, va bene. Se vedi che comunque c'è, cioè, questa cosa, vabbè, questa cosa è un po', non dico, non è seccante, come a dire, ma non vedi che cioè, è già cliccato, cosa clicchi due volte? Pensi che arrivi prima?
Cioè, pensi che non l'abbia fatto, pensi che stia davanti qua, boh, a far chissà cosa. Quindi arrivano queste persone e cliccano. Ma vabbè, ma il meglio è stato quando è arrivata una donna. Questa qua vede che siamo tutti davanti, ok, ad aspettare. Il pulsantino è rosso. C'è anche la freccetta, ok. Come a dire, sto arrivando. La donna cosa fa? Si guarda intorno, riclicca anche lei, perché evidentemente va bene, ok. O di piani ce ne sono due, cioè nel senso quando arriva, è questione di 5-10 secondi. Clicca, perché evidentemente pensava che fossimo tutti là davanti per far niente, così, per vedere l'ascensore dell'IKEA, dopo ce ne saremmo tornati a casa. Comunque, clicca. Cos'è che fa? Aspetta 2 secondi di numero, sbuffa. E torna indietro e va giù con le scale. Cioè, bastava aspettare 2 secondi. 2 secondi. Niente, il tempo è prezioso. Una roba incredibile. La gente va di fretta in una maniera che ha dell'assurdo. Mi ricorda tanto quelle persone che magari, che ne so, ci sono delle strade che per andare al mare dove c'è. A volte trovi coda, ma è una coda finta a volte. Magari c'è un semaforo. C'è un po' di persone in coda, allora vedi queste persone che stanno un po' in coda, vedi che sono nervose perché si buttano sempre un po' di lato per guardare, per capire. A un certo punto si rendono conto, non so perché, gli parte l'embolo, dicono: no, no, io non sto in coda. Quindi, attraverso delle manovre anche pericolose, invasioni di corsia, cose del genere, fanno retromarcia per cercare una strada alternativa. Tempo di mezzo minuto, la coda si risolve. Però niente, queste non ce la facevano ad aspettare mezzo minuto. Tra altre cose, Google ti dice anche, Google Maps ti dice anche quanto dura la coda, basterebbe un minimo. E niente, sono due cose, sono queste cose molto, fanno capire le persone, insomma. Vai a IKEA per capire le persone. Chiaramente dopo sono entrato a IKEA, e anche là sarebbero da spiegare un po' di cose, tipo quelli col carrello che a un certo punto non sono né a destra né a sinistra, in mezzo. A un certo punto si fermano perché loro si devono fermare, magari hanno qualcuno dietro, pum, ci vai addosso, ma chi se ne frega, io devo fermarmi. Comunque è un altro discorso, ne parlerò anche di queste tipologie. Buonanotte.